Benvenuti a tutti i telespettatori di Sud TV, nuova puntata di Punto 7, con me Alessandro Mazzaro. Ciao Alessandro. Ciao Antonio, un saluto ai nostri telespettatori. Allora, entriamo subito nel merito degli argomenti che hanno un po' vivacizzato questa settimana di febbraio, soprattutto l'incontro che c'è stato ieri, molto importante e significativo, finalmente al Mise a Roma, la fumata bianca sulla Treofan, un argomento molto sentito, 52 lavoratori che aspettavano da tempo questo accordo tra Jindal e Ecoplastic, finalmente si è concretizzato, si è materializzato, grazie appunto anche alle parti sindacali, all'onorevole Piero De Luca, insomma Alessandro, un po' grazie a tutti, anche all'onorevole Adelizzi, giusto? Sì, sì, finalmente una buona notizia, conosciamo bene la vertenza Treofan che è partita nel dicembre del 2018, sono passati 15 mesi di lotte e di battaglie, però finalmente si è arrivati ad una conclusione positiva, i lavoratori ovviamente si sono dichiarati emozionati rispetto al risultato del tavolo di ieri, un tavolo che ha posto le basi ovviamente per quello che sarà il futuro. Il futuro ovviamente prevede una serie di step, perché adesso ci saranno tutti i passaggi obbligati da ottemperare. Il primo sicuramente è quello legato alle attrezzature presenti all'interno della Treofan, che ovviamente non sono utilizzabili in vista della nuova produzione, e poi bisognerà capire i tempi di ingresso dei vari lavoratori. Ovviamente sono stati salvaguardati tutti i posti di lavoro, anche quelli dei 5 interinali impiegati all'interno della fabbrica, e allo stesso tempo è stata garantita la produttività del sito. Il tempo di come dire, messa in opera dello stabilimento dovrebbe, il tempo di messa in opera dello stabilimento dovrebbe essere fra i 12 e i 24 mesi. Il tempo massimo, come dicevo, è fissato per i 24 mesi, però si sta cercando di ridurre i tempi. Però diciamo che l'entrata in opera di tutti i lavoratori e della piena attività del sito dovrebbe essere garantita entro i prossimi 24 mesi. Poi ci sarà anche la formazione di questi lavoratori, certo. Altro aspetto molto importante, certo. Proprio perché vanno inglobati nella struttura delle ecoplastiche che conosciamo, è famosissima in tutto il mondo, proprio nella lavorazione della, certo, plastica nei vari settori, quindi anche questo è uno sforzo importante per preparare questi lavoratori, certo, poi a lavorare bene in questa nuova azienda. Certo, anche perché parliamo sempre di un'azienda che produce, che lavora la plastica, però in maniera diversa da quello che faceva la Treofan, quindi giustamente i lavoratori ex Treofan dovranno essere formati rispetto alle nuove produzioni. Abbiamo questa mattina intervistato lì proprio davanti ai cancelli della Treofan il deputato del Movimento 5 Stelle Cosimo Adelizzi, che ci ha spiegato un po' com'è andata. Questa è davvero una bella notizia per i lavoratori, che ringrazio per la loro battaglia e per lo stimolo che ci hanno dato, e per tutto il territorio, per l'economia di questo territorio. E era una notizia che noi ci aspettavamo già in realtà, però era davvero difficile riuscire a concludere positivamente questa vertenza. Ci sono stati dei momenti in cui avevamo dei segnali molto positivi, ma abbiamo dovuto avere un profilo molto basso per evitare che delle fughe di notizia potessero compromettere la buona riuscita della cosa. Questo è stato davvero difficile, ma lo abbiamo fatto con il cuore e con la voglia di risolvere positivamente questa vertenza e di ridare una vita dignitosa a queste meravigliose persone. Siete riusciti, perché la notizia dell'acquisizione di Ecoplastic praticamente è arrivata poco prima della firma. Sì, ovviamente la notizia è arrivata poco prima della firma, c'erano delle trattative già in corso e giustamente l'advisor ha fatto tutto quello che doveva con la dovuta cautela. Questa situazione è venuta alla luce subito, forse già prima che arrivassero le lettere di licenziamento ai lavoratori. E voglio fare un ringraziamento particolare al ministro Luigi Di Maio, che con la sua presenza
presa qui il 26 dicembre 2018 ha permesso di accendere i riflettori su questa vicenda che poi è diventata una vicenda nazionale e che praticamente ha toccato i cuori di tantissimi cittadini italiani. Maio, peraltro, potrebbe essere ospite dello stabilimento di Battipaglia nei prossimi giorni. Ci sono delle indiscrezioni che sono state confermate anche dallo stesso Adelizzi e dovrebbe arrivare l'ufficialità a breve della visita di Luigi Di Maio alla Treofan, ormai ex Treofan di Battipaglia. E quindi una notizia positiva per il comparto del lavoro nella provincia di Salerno, perché l'ecoplastica è nazionale, internazionale, quindi questa acquisizione del patrimonio della Treofan è comunque una notizia positiva. Sì. Però danno una notizia positiva, come no, volevo giusto chiudere, permettimi di fare questa piccola aggiunta. È vero quello che poi ho chiesto io personalmente all'onorevole Adelizzi, il fatto che la notizia sia rimasta praticamente sconosciuta e più fino a poche ore prima della firma al MISE, quindi a testimonianza del fatto che c'è stato un lavoro certosino e soprattutto si è evitato di dare false speranze ai lavoratori, cioè si è voluto attendere l'ufficialità o quantomeno ormai la vicinanza al traguardo per dare la notizia. Quindi credo che sia un aspetto da sottolineare proprio perché in questi mesi anche noi abbiamo avuto modo di scontrarci con una realtà che non era propriamente positiva. Si parlava di licenziamenti, si parlava dell'assenza di compratori e invece per fortuna si è arrivati a questo risultato, quindi è un aspetto da sottolineare perché c'è stato un grande lavoro sotterraneo, ma comunque più silenzioso che sotterraneo, che ha portato però buoni frutti. A sottolineare anche il lavoro dei sindacati, che ovviamente ringraziamo sempre. In questa vicenda, che si sono spesi molto, così come la famiglia Ferretti dell'Ecoplastica, che ha portato in porto appunto questa importante trattativa. Però da una vicenda occupazionale che sta terminando a lieto fine, ce n'è un'altra, quella di Alba, che interessa sempre i lavoratori di Battipaglia. Anche qui ci sono state delle frizioni, ci sono state delle incomprensioni, c'è stata anche un'assemblea ieri, poi una riunione ancora nel pomeriggio con i vertici comunali. Dovremmo avere al telefono con noi il segretario provinciale della UIL, Carlo Astone, FPL, giusto? Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, segretario provinciale, ci spiega un po' che cosa sta succedendo ad Alba? Dunque, quello che sta succedendo, io credo che comunque in ogni caso è positivo. Io credo che è necessario fare un po' di cronistoria. Quello che si è consumato negli ultimi tempi, benché ci siano state delle tensioni e dei dissapori, comunque quello che è successo è estremamente positivo, perché c'è stato un confronto democratico continuo fra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, fra le organizzazioni sindacali e la governance della società e con l'amministrazione. Comunque è stato positivo. Adesso siamo in una situazione un po' di attesa, perché gli eventi in un certo senso ci hanno travolti. Voi sapete tutti che l'idea era quella di metterla in liquidazione. A seguito di tutti questi confronti che ci sono stati, i consiglieri hanno preso cognizione, sono stati sfatati tanti luoghi comuni su Alba, e quindi in un certo senso il ragionamento è tornato indietro, cioè il Consiglio Comunale ha rimandato al mittente, che saremmo noi, che abbiamo negoziato in tutto questo periodo la soluzione del problema, che non è semplice, però se voi mi consentite io potrei dirvi qual è l'idea delle organizzazioni sindacali. Ce la dica. Dunque, adesso premesso che sviluppare un negoziato con la pubblica amministrazione non è la stessa cosa di sviluppare un negoziato con un'azienda privata, perché il negoziato con la pubblica amministrazione, mentre le rappresentanti sindacali a pieno titolo possono firmare gli accordi, non hanno nessun vincolo,
chi rappresenta la pubblica amministrazione non ha un mandato pieno. Perché? Perché devono innanzitutto rispettare le norme delle società partecipate, poi devono prendere i pareri dei dirigenti, i pareri dei revisori dei conti e così via. Per cui anche con tutta la buona volontà, quando si sviluppa un negoziato con un sindaco, con un'amministrazione, con tutta la buona volontà che loro vorrebbero fare una determinata cosa, alcune volte si va a impattare sugli aspetti tecnici della vicenda. Quindi, detto questo, io credo che adesso bisogna, come dire, fare un bagno d'umiltà un po' tutti quanti e quindi sviluppare una capacità di sintesi delle problematiche e riannodare i rapporti con l'amministrazione. Inteso che questa problematica incide, per quanto ci riguarda, sugli interessi dei cittadini di Battipaglia, sulla qualità dei servizi che noi teniamo a cuore, ma ci riguarda perché incide sugli interessi di circa 100 famiglie. Quindi, diciamo, noi abbiamo una doppia prospettiva. In questo incide anche sull'equilibrio economico di un ente che è il Comune di Battipaglia. La questione dei servizi, della raccolta dei rifiuti e della manutenzione incide molto sul bilancio dell'ente. Quindi noi abbiamo un presidio pubblico che io credo che costi molto di più se non i servizi venissero affidati ai privati. È questo che teniamo a cuore. Il messaggio che vorremmo far passare è questo qui, che noi abbiamo interessi a mantenere il servizio pubblico, perché soprattutto, non mi vorrei dilinguare più di tanto, per quanto riguarda per esempio i rifiuti, se si fa la raccolta dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti tossici, delle pile, se in questi rifiuti vengono smaltiti da una società pubblica che non ha altro che l'interesse di smaltirli nel modo più corretto possibile, senza badare a spese, quando e se venissero smaltite da private noi abbiamo qualche dubbio. Immaginate che un grammo di mercurio contenuto in una pila può inquinare fino a 100 metri cubi di acqua delle falde acquifere. Quindi guardate, l'aspetto non è solo di carattere economico, ma di carattere qualitativo, quando un servizio della tale importanza viene gestito in forma diretta. Ecco, ma voi sareste disposti ad accettare una liquidazione controllata, così come l'ha definita la sindaca, e da accettare contemporaneamente nuovi servizi? Cecilia Francese ha parlato per esempio della gestione dei parcheggi, per poi arrivare ad una nuova soluzione di qui ad un anno. Allora, diciamo, questi sono tecnicismi. Io non so se esiste nella terminologia corretta una liquidazione controllata. Noi abbiamo detto semplicemente, negli incontri avuti prima che poi succedesse tutto il putiferio, abbiamo detto non vogliamo manco la ricapitalizzazione, abbiamo detto semplicemente lasciateci lavorare, perché in questo ultimo periodo, con i lavori gomito a gomito, con una governance, devo dire, di tutto rispetto, perché poi la contraddizione qual è? Che l'amministrazione ha avuto il coraggio di mettere le mani in questa società che è stata abbandonata a se stessa negli anni, dobbiamo essere chiari su questo, non è andata avanti, perché l'analisi è che non ha avuto, diciamo, una continuità nell'affidamento dei servizi, per cui è andata avanti alla giornata. All'aver messo mano a questo, con anche la possibilità di un bene industriale che possa dare più garanzie, possa dare la possibilità alla governance di pianificare in un anno, in due anni, in tre anni il lavoro, è chiaro che i risultati saranno assai migliori. Ora, io non so se si può parlare di liquidazione controllata, io non lo so. So semplicemente che tutto quello che bisognava fare noi l'abbiamo fatto come organizzazione sindacale. Guardate, c'è il settore manutenzione che in questo, diciamo, non emerge mai, ma è quello ancora più in difficoltà, perché voi, come sapete, viene applicato un contratto collettivo diverso per questi lavoratori, che è di gran lunga inferiore rispetto a quello di Federambiente.
Però non è il momento di parlare di queste vicende qua, è il momento di dire come possiamo andare avanti. Se tutti quanti ci crediamo che la soluzione dei servizi con una società in house interamente a partecipazione pubblica è la soluzione ideale, allora dobbiamo lavorarci tutti. Ci abbiamo lavorato soprattutto noi come organizzazione sindacale dei lavoratori, l'amministrazione lo ha fatto, però certe volte ci sono state delle zone d'ombra e questo è quello che noi dobbiamo definitivamente risolvere. Queste zone d'ombra non ci devono essere più, non ci devono essere pregiudizi, dobbiamo parlare apertamente e se la dobbiamo diciamo non salvare ma far continuare a lavorare, la facciamo continuare a lavorare con tutto quello che ne deriva. Non è possibile avere un affidamento a 3 mesi, a 1 mese, a 6 mesi. Bisogna dare un respiro più ampio in modo che si possa pianificare tutto e si possa organizzare al meglio tutto. Allora, noi ringraziamo il segretario provinciale della UIL FPL Carlo Assone, grazie di essere venuto in diretta, a sentirci nei prossimi giorni, grazie. Arrivederci, buone cose. Allora, da un argomento all'altro parliamo ancora questa volta di rifiuti a battipaglia, nel senso che ancora una volta è stato ripreso in un video pubblicato poi dalla prima cittadina, la sindaca Cecilia Francese, appunto un cittadino che sversava rifiuti. Ricordiamo che è la segnalazione di un cittadino. Di un cittadino, esattamente, messa su una pagina su Facebook, ripresa poi dalla sindaca, multato questo cittadino. Questa è una cosa importante perché è la seconda volta che questi sporcaccioni, come dice la sindaca nel suo post, non si devono fermare, la lotta all'inciviltà deve continuare senza sosta, solo una ferma collaborazione tra istituzioni e cittadini può far rinascere le nostre comunità. E noi crediamo che il messaggio della sindaca sia importante, Alessandro, perché è un segnale di civiltà dopo quei ragazzini che hanno segnalato alla polizia locale un altro sporcaccione, adesso questo camion ripreso in diretta. Per l'appunto è necessario avere una coscienza civica. Ecco, fare in modo di collaborare realmente con le istituzioni segnalando gli illeciti che vengono commessi sul territorio, in questo caso ecco, per l'appunto un cittadino lo ha fatto. Avevamo fatto questo inciso proprio per fare il collegamento, si parlava appunto dei rifiuti di Alba, però adesso vogliamo fermarci l'attenzione su un argomento più importante, esatto, che è stato quello appunto il tavolo sulla sicurezza, che ha visto un po' tutti i sindaci dei Picentini presenti. Picentini e Piana del Sele con Battipaglia, Bellizzi, c'era anche Chiole, insomma c'era anche il sindaco di Montecorvino, che vediamo Martino, D'Onofrio, quindi un bel tavolo, sì, proprio per dire basta a questi, sì, furti messi a segno probabilmente da una banda, una vera e propria equipe organizzata di, certo, delinquenti, perché hanno toccato varie zone, non solo di Battipaglia, di Bellizzi, ma anche di Pontecagnano. Sì, c'è bisogno di una risposta da parte delle istituzioni, i cittadini la chiedono con forza e per questo motivo i sindaci dei comuni dell'area dei Picentini e di una parte della Piana del Sele, cioè Bellizzi e Battipaglia, hanno partecipato a questo tavolo in prefettura nel quale si è discusso delle azioni da intraprendere per il futuro. Sicuramente una delle azioni che verrà intrapresa a stretto giro è quella di una videosorveglianza integrata, cioè mettere in rete tutti gli impianti di videosorveglianza dei comuni interessati. È sicuramente un punto di partenza importante, ma ci dovranno essere necessariamente altre azioni per cercare di risolvere una problematica che riguarda soprattutto le aree periferiche dei territori di cui stiamo parlando. Per l'appunto nel telegiornale del 19 febbraio abbiamo mandato in onda un servizio nel quale hanno parlato un po' tutti i sindaci che sono intervenuti, una parte dei sindaci che sono intervenuti al tavolo istituzionale. Sentiamo. Tavolo in prefettura per discutere di sicurezza sul territorio dei Picentini e della Piana del Sele. A partecipare gli amministratori locali e le forze dell'ordine. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto della situazione sul territorio e sono state delineate una serie di azioni concrete per far fronte alla crescente domanda di sicurezza che arriva dalle comunità.
Un territorio che già, diciamo, come dire, ha germi molto profondi nel senso della collaborazione e dell'impegno nel controllo del territorio. Quindi si lavora con dei sindaci che hanno una forte volontà in tal senso, dei sindaci che già in qualche modo avevano, come dire, si erano già impegnati a mettere insieme il servizio di polizia municipale, nel senso, diciamo, collaborare fra le varie polizie municipali tra di loro. Noi adesso, attraverso questo documento, questa bozza di documenti che abbiamo proposto, cerchiamo di dare ancora più profondità a questo modo di ragionare, a questo modo di interpretare la realtà del controllo del territorio, e che passa anche attraverso una visione generale anche del sistema di videosorveglianza e dei sistemi avanzati di coinvolgimento dei cittadini in quella forma cosiddetta di sicurezza partecipata, che sicuramente può essere un valore aggiunto. Quello che vince e viene fuori è creare un sistema di videosorveglianza che comprende tutto tra Picentini e Battivaglia, dove c'è la sede del comando dei carabinieri, in modo da avere la possibilità di leggere le targhe in uscita ed in entrata, perché è chiaro che ci sono delle zone, soprattutto le periferie, le campagne, dove non è che puoi pattugliare, visto quelle che sono le risorse umane. Però quello che si deve puntare è sulla possibilità di avere un sistema di videosorveglianza collegato tra i vari comuni. Va dato merito alla prefettura di Salerno, al prefetto, per questa linea di condotta in questo momento particolare, che avevamo bisogno proprio di rasserenare le popolazioni della provincia di Salerno. Quindi stamattina parte una bella intuizione dalla prefettura di Salerno di un protocollo d'intesa tra di noi per coordinarci meglio e raccogliere notizie in merito ai reati e al controllo del territorio. Quindi un'operazione molto intelligente che credo che farà da apripista anche sul piano nazionale. Innanzitutto quindi una collaborazione sinergica tra le polizie municipali e le forze dell'ordine, ma poi anche un sistema di videosorveglianza integrato che guardi per area vasta, quindi che sia, diciamo, al di là pure dei singoli confini territoriali dei comuni di appartenenza, e poi anche un'azione importante di controllo del vicinato. Credo che il lavoro da fare è ancora tantissimo, perché mettere insieme tante sinergie, tanti comandi, tante attività da svolgere sul territorio è un lavoro enorme, però credo che c'è la buona volontà, c'è la voglia di voler fare, di voler realizzare e soprattutto di poter dare delle risposte certe, chiare e concrete ai cittadini. Quindi davvero un passo avanti, davvero ringrazio i colleghi sindaci che lungimiranti di questa attività che non è da tutti. Argomento sempre molto sentito, quello della sicurezza, abbiamo ascoltato appunto le parole dei vari sindaci, però non potevamo non puntare l'attenzione su due fatti di cronaca che sono avvenuti, parlando appunto di sicurezza, violenza sulle donne. Ieri ad Olevano una ragazza di 34 anni è stata sgozzata dal proprio ex marito, un 38enne del posto. Invece a Monte Corvino Rovella ci sono state appunto lesioni di una donna picchiata, anche qui, insomma, sono cose che non vorremmo mai commentare, perché la violenza sulle donne è un qualcosa di abominevole. Non esiste picchiare una donna, non esiste picchiare nessuno, ovviamente, Alessandro, sì, nessuna violenza. Sì, sì, sì. La notizia di Monte Corvino Rovella è arrivata pochi minuti fa in redazione. Parla di un'aggressione ad una donna del posto da parte del compagno, e la donna ha ricevuto dei pugni sul volto, e all'arrivo dei carabinieri presentava evidenti segni e traumi sul viso e sulla bocca, con la perdita di due denti nell'arcata dentaria superiore. È stata ricoverata presso l'ospedale, medicata presso l'ospedale, ed è per fortuna in buone condizioni. Il compagno è stato sottoposto agli arresti domiciliari a casa della sorella. Due casi in due giorni che, come dire, accendono una spia rispetto alla situazione sociale sul territorio. Certo, ricordiamo che la ragazza 34enne è ricoverata a Ruggi di Salerno, anche lei in gravi condizioni. Sono purtroppo notizie che, come dicevo, non vorremmo mai commentare, però come vediamo dalle immagini, cruente, accadono. Vedere queste macchie di sangue fanno davvero impressione, perché picchiare una donna, addirittura tentare di ammazzarla sgozzandola con un colpo alla gola, è qualcosa di abominevole, come dicevamo. L'altro, l'ex marito della donna aggredita ad Olevano,
si è impiccato poco dopo in un terreno poco distante dal luogo dell'accaduto. Sembra che comunque erano seguiti anche dei servizi sociali, quindi c'era anche una certa attenzione su questa, diciamo, ormai ex coppia. Dicevamo, una notizia che ci ha veramente lasciato di stucco, così come quella che hai letto tu di Montecopini. Insomma, violenza sulle donne che non deve essere assolutamente debellata. Nel 2020 non si può ancora commentare di queste notizie. Io direi di cambiare decisamente argomento, perché sono fatti che toccano e ci segnano. Parliamo di politica, ad Eboli, a maggio si vota, ormai siamo nel rush finale, l'amministrazione Cariello è giunta alla fine del suo mandato, Massimo Cariello è candidato nuovamente a sindaco della città di Eboli. Gli sfidanti, c'è Damiano Cardiello che appunto si è subito dichiarato sfidante, però ci sono anche altre novità, vero? Santo, oggi proprio c'è un convegno potrebbe aprire lo sfidante del centro-sinistra. Sì, c'è un tavolo del centro-sinistra, in realtà è un convegno nel quale si parlerà dell'impegno delle donne in politica. Tra l'altro condotto da Maria Rosaria Sica, che salutiamo la nostra Maria Rosaria Sica, e da lì potrebbe uscire, perché no, il nome del o della candidata a sindaco del centro-sinistra. Quali sono le donne, diciamo, che parteciperanno? Le donne che parteciperanno sono Enrica Cataldo, Stefania Vecchio, Anna Iorio e Nietta Maioli. Da questa rosa di nomi, ovviamente parliamo di indiscrezioni, potrebbe uscire il nome della candidata a sindaco di Eboli da parte del centro-sinistra. Poi ci sono anche altre candidature sul tavolo, quella di addirittura Carmelo o Tonino Conte, quindi della dinastia Conte, e poi altri nomi che probabilmente usciranno nelle prossime ore. Però diciamo che l'impostazione sembra quella di una candidatura al femminile. Poi si potrebbe però anche ricucire lo strappo, diciamo, se si può parlare di strappo, da parte del Partito dei Comunisti Italiani con pare la lesione anche di Rosania, quindi del Vecchio e di Rosania, giusto? Anche qui si potrebbe ricucire. Ci potrebbe essere una ricucitura, ma è veramente tutto work in progress. Al momento diciamo che sembra ormai definita la corsa a tre, poi sicuramente usciranno anche altri candidati minori dell'ultima ora, questo poi anche perché la presentazione delle liste ci sarà fra circa 2 mesi, quindi tempo sufficiente per stringere nuovi accordi o annunciare nuove discese in campo. E allora è davvero tutto per questa edizione di Punto 7, grazie per averci preferito, grazie al collega Alessandro Mazzaro. Grazie a te Antonio. Grazie a te, l'appuntamento è per venerdì prossimo, sempre alle 13:10 con Punto 7.